Possiamo mandare avanti la registrazione. Buongiorno Presidente. Consiglieri, buongiorno. Buongiorno per tutti. Buongiorno. Vi ricordo seduta in consiglio, seduta di consiglio in videoconferenza. Un paio di secondi di silenzio, la dottoressa può chiamare la stessa. Avvocato, buongiorno. Sei tu che sposi? Vado, Presidente. Cardella. Vada, vada, dottoressa. Cardella. Cardella. Presente, presente, scusate. Ok, Guaresi. Presente. Marchese. Presente. Orilia. Presente, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, Savoca. Presente. Carlata. Presente. Serio? Serio si sta collegando adesso perché è vicino a me, prego. Intanto io presente, dottoressa. Sì, mi scuso. Scusa. Io presento, presente. Ok, 9 presenti su 10, ore 10 e 09. L'appello poteva... No, pare che Serio, il consigliere Serio, sia con la... Ragazzi, dobbiamo tenere i microfoni spenti. Allora, vi dico due cose velocissime. Velocissime. Ricordo che oggi ci dobbiamo vedere, già molti di voi siete qui in sede, ci dobbiamo vedere in municipio per discutere alcune cosette. Ringrazio la dottoressa per la collaborazione, gli uffici tutti, anche lei avrà due cose da dirvi. Quindi oggi un consiglio molto veloce. Se c'è qualcuno disponibile per poter leggere un verbale, che lo faccia. Passiamo direttamente al secondo punto dell'ordine del giorno, numeri mai scrutatori, leggiamo un verbale, lo approviamo, che è sempre importante comunque approvare dei verbali, visto che sono sempre passati. Tutte quelle che possono essere le discussioni, le possiamo poi trattare di presenza, se dobbiamo scrivere qualche nota la si fa, e ovviamente tratteremo pure altre cose. Il resto se ne parla lunedì. Quindi, non lo so, qualche consigliere, vicepresidente, il consigliere Tusa, avete possibilità di leggere un verbale? Pronti? No, non so se l'ha inviato la... perché ieri ne abbiamo letto due. Posso vedere se c'è nell'email qualche verbale aggiornato? O se la dottoressa ne ha uno disponibile? Ah, ok. Perfetto, allora leggete, io ascolto, perché in tutto questo c'è da celebrare pure un matrimonio. Visto che gli uffici verbale non per i nostri. Allora, verbale del 9 marzo. Esatto. Ok, l'anno 2021, il giorno 9 del mese di marzo, il Consiglio della Seconda Circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza, giusta convocazione del Presidente Greco, protocollo 1494403 del 30/12/2020, per trattare gli argomenti di cui ha allegato ordine del giorno. Ok, presidente della seduta è presente Savo, che qua alle 9.51 chiama l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri: Cardella, Guaresi, Marchese, Olivia, Savo, Cascarlata, Serio, Tusa e Biscuto. Risulta assente il presidente Greco. È assistito al segretario responsabile, dottoressa Giovanna Lotà, al dirigente verbale e collaboratore amministrativo, Anna Maria Ventiniglia. Verificata la verità del quorum strutturale, il presidente Savoca dichiara aperta la seduta e ringrazia gli uffici assistiti che permettono ai consiglieri di poter svolgere la seduta in videoconferenza. Il presidente Savoca ringrazia tutti i consiglieri che hanno partecipato alla manifestazione sulla costa sud, dove è stata disposta l'installazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne. Obiettivo fondamentale è sensibilizzare i cittadini su questo tema, che purtroppo anche in questo periodo di pandemia ha visto vittime tante donne innocenti. Anche il consigliere Tusa si complimenta per questa iniziativa organizzata sulla costa, è voluta fortemente dalla Commissione Cultura, che purtroppo ha visto sviluppare l'installazione della panchina a causa del lockdown. Ha visto ampia partecipazione sia da parte dei cittadini che della comunità scolastica, e pertanto spera che possa essere di buon auspicio contro la violenza sulle donne e anche l'inizio della riqualificazione della costa fortemente voluta da tutto il Consiglio. Informa altresì che ha sostituito il presidente Greco ad una riunione organizzata dal professor Borgese per trattare la tematica di via di rassegno. Pertanto vuole informare i consiglieri su
Consigliere, tu, sì, scusa, mi perdoni, c'è me serio che ha problemi di linea, facciamogli prendere la presenza tramite il mio cellulare. Ok. Già l'ha presa la presenza. Già l'ha presa la presenza il consigliere serio. Allora, grazie mille, già l'ha presa. Questo è un bello. Si è discusso sottolineando che lui ha precisato che il Consiglio, anche durante la passata consigliatura, si è sempre battuto per la risoluzione della problematica in argomento. Alla riunione, in videoconferenza, hanno interagito anche dei cittadini da casa e in seguito verrà trasmesso su una rete televisiva. Ci sono stati diversi scambi di opinione e la comunità che vi risiede ha riferito che manifesterà il suo disagio appendendo delle lenzuola bianche per accendere i riflettori e sperare che l'amministrazione possa definitivamente risolvere l'annoso problema. Infine, dichiara che lui stesso ha sottolineato che la seconda circoscrizione sarà sempre presente e darà il suo supporto. Alle 9.57 entra in videoconferenza il Presidente Greco, che presiede la seduta. In merito alla via di assegno, si apre la discussione generale. Il Consigliere Guarci ricorda che il Consiglio della scorsa consigliatura aveva puntato i riflettori su questa tematica e avevano anche mandato un autospurgo con l'AMAP, e con l'AMAP si è tentato di risolvere definitivamente la criticità. Il problema fondamentalmente è che molti dei residenti sono abusivi, inoltre era un periodo di campagne elettorali, molti cittadini illusi da qualche politico hanno chiesto al consigliere di non interessarsi più, dato che il loro voto lo avrebbero dato ad altri. Ricorda che sia lui che l'ex presidente della circoscrizione non erano lì per fare campagna elettorale, ma per trovare una soluzione e riportare il decoro, tutelare l'igiene e sanità pubblica. Il presidente Greco concorda con quanto detto al consigliere, tutti i consiglieri si sono da sempre interessati per risolvere questa grave criticità, inoltre comunica che sta aspettando delle risposte da parte di alcune testate giornalistiche per organizzare una seduta di consiglio sulla costa sud, come richiesta da più consiglieri, pertanto in questi giorni darà ulteriore comunicazione. Il consigliere Marchese ricorda che in merito alla problematica presente in via di Rassegno ve n'era un'analoga a Ciaculli, che è stata risolta, pertanto spera che anche qui si possa risolvere al più presto, anche perché tutti i consiglieri si sono spesi tanto per riportare il decoro e ridare dignità ai cittadini che vi risiedono. Il presidente Greco tiene a precisare che a Ciaculli, precisamente in via Stefano Buocci, la situazione era meno complicata in quanto non vi erano problemi di abusivismo. Il consigliere Rida si trova d'accordo con quanto detto il consigliere Guarese e ricorda che tutti i consiglieri sono stesi per trovare una soluzione decisiva al problema, pertanto propone al Presidente di organizzare un consiglio itinerante in loco per accendere i pali per questo problema, in modo che l'amministrazione centrale prenda seri provvedimenti. Segue ampia discussione, il consigliere Guarese ricorda che tutto l'iter seguito al consiglio della passata consigliatura, insieme all'AMAP, stava iniziando a dare soluzione definitiva al problema, ma i residenti hanno bloccato tutto perché ritenevano che l'interesse proprio era semplicemente per ottenere soldi. Consigliere, tu sai, ricorda che adesso vi è una delibera del sindaco che chiede all'AMAP di risolvere il problema in quanto riveste carattere d'urgenza. Il vicepresidente Savoca sottolinea che i 3/4 dei residenti in via di assegno sono abusivi, pertanto se non si mettono in regola l'amministrazione non può intervenire, pertanto quest'ultima deve principalmente provvedere con ogni mezzo e regolarizzare questi cittadini anche con delle agevolazioni, altrimenti il problema non si risolverà mai. Terminata la discussione, il Presidente Greco nomina i spettatori, consigliere Marchese Scarlata è serio, il Consiglio approva. Si passa al terzo punto iscritto all'ordine del giorno, atti ispettivi, il consigliere Guareci chiede il prelevo della mozione a sua firma, presentata in data 8/2/2021, protocollo 91-110, e avente per oggetto edificio marciapiede del cortile Calabrese, traversa di via Brancaccio. Il Consiglio approva il prelievo, dopo l'attenta lettura e ampia discussione, il Presidente Greco passa alla votazione, la stessa per l'appello nominale all'unanimità di tutti i presenti alle ore 10.24. Si passa appunto al secondo punto, è scritto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta Presidente, e si dà lettura del verbale dell'11 dicembre 2020. Si passa all'approvazione dello stesso che viene votato per appello nominale e all'unanimità di tutti i presenti alle 10.24. Nella stessa ora escono i consigli Cardello e Serio. Si affronta la tematica inerente alla chiusura dei locali della sede circoscrizionale, tutto il Consiglio si rivolge gli auguri ai colleghi, positivi accordi. Il Presidente Greco ricorda che non si deve mai abbassare la guardia e si devono sempre seguire le regole nel pieno rispetto delle misure anticontagio. Alle ore 10.51 il Presidente Greco dichiara chiusa la seduta. Prego, Presidente. Scusate, avevo saltato un attimo. Dottoressa, può chiamare...
Può procedere con la votazione. Gli scrutatori, Presidente, l'hanno nominati? Gli scrutatori facciamo sempre il consigliere Tusa, il consigliere Serio e il consigliere Quaresi. Scusate, purtroppo online. Quaresi, Tusa e Serio. Può chiamare l'appello, io sono favorevole, dottoressa, devo celebrare. Ci vediamo dentro l'aula. Consigliere Cardella, la mascherina. Allora, vado con l'appello. Cardella. Favorevole. Quaresi. Favorevole. Marchese. Favorevole. Oria. Favorevole. Saroca. Favorevole, favorevole. Ok, Scarlata. Favorevole. Serio. Favorevole. Scusa. Favorevole, favorevole. Mi scusa, è sempre assente? Sì, Greco è favorevole, ha detto prima. Quindi approvato ore 10 e 18, assente, mi scuso. Bene, dottoressa, il Presidente aveva detto di fermarci qui perché dobbiamo celebrare un matrimonio, abbiamo una riunione in aula per alcuni problemi della seconda circoscrizione, per cui per me possiamo fermarci. Va bene, buona giornata. Buona giornata a Buongiorno voi. a tutti, Buongiorno, buongiorno. 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 Arrivederci.